Lori Mazzetti, scrittrice, pittrice, cos'altro? Lo vedremo anche nel corso di questa intervista, cosa ne verrà fuori. Esce in questi giorni per Sellerio Editore Diario Londinese. Diario Londinese è quasi una sorta di sistemazione più puntuale di una parte della tua esistenza dopo Il cielo cade. Il cielo cade che è, diciamo, un vero e proprio capolavoro letterario, non solo perché ha vinto il premio Viareggio. Diario Londinese è una parte importante perché ci rivela tre cose di Lori. Ci rivela un aspetto che non è ancora molto conosciuto in Italia, anche se è antico. Io lo affermo in modo deciso: Lori Mazzetti è la creatrice del free cinema inglese, perché sia pure in condominio con gli altri registi che firmano il manifesto del free cinema, e cioè Anderson, Reis e Richardson, Lori in qualche modo è l'antefatto di Ken Loach, cioè di colui che incomincia a raccontare attraverso il cinema la storia di umanità marginali, ma che in realtà non sono marginali perché sono il profondo della vita degli individui. Diario Londinese parte dalla tua partenza da Firenze. Parti da Firenze da persona ricca, insieme alla tua sorellina gemella Paola, e poi all'improvviso ti ritrovi povera. Perché parti da Firenze e come eri arrivata a Firenze dalla campagna toscana? Beh, noi siamo state adottate dallo zio che aveva sposato la sorella di papà, ma questo zio era ebreo, noi non lo sapevamo, non sapevamo neppure chi erano gli ebrei, eravamo piccole. Ma neppure i contadini sapevano che lui era ebreo, perché tutti dicevano il tedesco, quindi erano molto, i fascisti lo onoravano. Per questo lui... Chi era questo tedesco? Questo tedesco era cugino di Albert Einstein e era venuto lì perché la sorella di Albert, che era Maya, una pianista molto importante, aveva sposato anche un pittore, Peter Winkler, aveva preso una casa in Toscana vicino a Fiesole. E allora è per questo che lo zio aveva lasciato l'attività elettronica, elettromagnetica che faceva. Lui produceva radio senza, noi non lo sapevamo, ma ho capito dopo che aveva lasciato Roma e la sua attività per diventare agricoltore e prendere una tenuta, e quindi vicino alla sorella di Albert. Quindi noi abbiamo visto questa famiglia, Albert, Maya, abbiamo vissuto in un'atmosfera particolare, però tutto questo misto a contadini e parroci. Parto, lascio Firenze perché ero nella casa fiorentina dello zio e la villa è stata bruciata, loro sono stati uccisi e lo zio si è suicidato. Tutto questo detto così, vabbè. Però tutto questo invece vive nell'inconscio e naturalmente io non dormivo. Il massacro lo realizzano i nazisti che tornano verso il nord? No, l'esercito che torna verso il nord è gentilissimo con lo zio, anzi giocano a scacchi, chiedono di poter suonare il piano, chiedono di poter avere una parte della villa, e non c'è stato un gesto sgarbato, erano tutti in ritirata. Quando è finita la ritirata e ha cominciato a cadere le bombe e proprio le granuole degli inglesi dietro la collina, che facevano piazza pulita, lo sai, prima di entrare, allora non si poteva più stare fuori. E sono arrivati due, come in Kafka, il processo, sono arrivati due a chiedere di Robert Einstein. La zia ha detto che non c'era, poi se ne vanno, dice torniamo perché se non c'è in questo momento torneremo tra qualche giorno.
Noi supplichiamo lo zio di non tornare e di stare nel bosco. Allora loro sono venuti e hanno ucciso la moglie, cioè mia zia che ci ha adottato. Così brutalmente l'hanno fatto. Ma senti, guarda, non lo mi fa fatica a parlarne. Lasciamo, chiudiamola qui allora, va bene. Allora, è proprio perché non posso parlarne e non potevo assolutamente ricordare la scena, che io praticamente andavo a scuola, ma mi pareva sempre tutto assurdo che delle persone, dei professori parlassero normalmente a noi che avevamo visto quello che avevamo visto. E ci sembrava veramente assurdo, a me è sembrato tutto assurdo, gli adulti. E comunque ti dicevo, ero angosciata da sogni e incubi. A questo punto, quando abbiamo raggiunto la maggiore età, no, con la maturità classica, abbiamo deciso, io ho deciso di fuggire, andare fuori da Firenze, per un po' dimenticare, dire la verità, per dimenticare. Però a questo punto ho chiesto al tutore se mi dava i soldi, visto che si occupava dei beni che lo zio ci aveva lasciato perché lo zio si è suicidato. Ecco, allora lui ci ha fatto firmare un foglio. Si è suicidato quando ha visto la scena della strage. Sì, certo. Che non ne voglio parlare. Benissimo. Allora, il tutore ha detto: volete che mi occupo ancora dei vostri beni? E noi abbiamo detto: ma certo, ma sono stato bravo. Dico: ma sì, bravissimo. E abbiamo firmato. E io ho detto: basta che mi dai i soldi per partire. Volevamo un po' di soldi. Io volevo andare a Londra con un gruppo di studenti, perché all'università di Firenze c'era scritto, mi ero iscritta a filosofia, c'era scritto: guarda, studenti, un gruppo di studenti, se volete firmare, volete andare a passare le vacanze in Inghilterra, studiare l'inglese, raccogliere patate, e sarete pagati per raccogliere patate. E quindi io sono andata per raccogliere le patate, ma anche per fuggire l'incubo di questa casa dove c'erano ancora i loro vestiti, le loro scarpe, noi non riusciamo a togliere nulla né a toccare nulla. E sorvolo il fatto che quando sono arrivata mi hanno messo un sacco di patate sulla schiena e sono caduta sotto il sacco e non ho potuto fare questo lavoro. Poi mi hanno messo a un lavoro più leggero, sai, togliere le patate buone da quelle cattive che ti passano velocemente, con Charlie Chaplin, insomma. E naturalmente mi guardavano e vedevano che io le buone le lasciavo o le buttavo, non capivo più niente dall'agitazione. Mi hanno detto: guardi, lei se ne va. E mi hanno messo per strada la valigetta che avevo e mi hanno detto: faccia l'autostop per Londra e vada a un'agenzia di collocamento. E io questo ho fatto. A un certo punto ho preso un albergo piccolo, una pensioncina, ho detto: adesso sai che faccio? E invece di raccogliere patate mi guardo i musei. E così sono stata un po' di tempo, ho detto di mandarmi i soldi che avevo preso qui, là. Insomma, dopo 2 mesi io non avevo ancora ricevuto i soldi dal tutore. Al terzo mese mi hanno messo fuori, in mezzo alla strada, con in tutti i disegni che avevo fatto, i miei scritti, perché scrivevo io. Allora aspetta, insomma, a un certo punto arriva... telefona Paola e lei piangendo mi dice: non abbiamo una lira. Come sarebbe a dire, dice, abbiamo perso tutto, perché lui ha perso tutto, il tutore. Dico: e come fai a sopravvivere? Dice: mi ha aiutato Federico Gentile, il figlio del famoso Gentile ucciso dai comunisti, e ha avuto pietà di me, sapendo che anche io ero stata vittima, non dei comunisti, ma dei nazisti. E quindi lei adesso aveva un lavoro. E io non avevo un lavoro, ho trovato semplicemente da lavare i piatti, perché tutti, insomma, gli italiani quando vanno lì lavano i piatti, oppure non fanno altro.
Ma intanto mangiavo, almeno 3 giorni alla settimana mangiavo, 2 giorni mi ingozzavo, perché pensavo che se mi ingozzavo potevo non mangiare per 2 giorni, invece questo mi ha fatto molto male. Ma insomma, praticamente, poi rubavo ai grandi, ai supermarket, al cioccolato, capito, facevo così. Poi un giorno mi sono stancata di lavare i piatti e ho deciso, vado all'università. E ho preso la più chic, quella dove c'erano questi artisti, che ancora non sapevo che fossero famosi. Però Lucian Freud, capivo che insomma se era il nipote di cui c'era lui. Poi sentivo parlare che c'erano questi, questo Bacon mi aveva colpito, perché non sapevo chi era, ma ero entrata in una galleria d'arte e avevo visto 4 papi. 4 papi su fondo viola, con la faccia ma senza occhi, alcuni senza occhi e solo con la bocca, un altro con la bocca, forse, o chi aveva la bocca non aveva gli occhi, insomma qualcosa di così. Ma erano così spaventosi che io, che ero abituata al Papa, vedermelo rappresentato così, ho detto, ma chi è quest'uomo? E è diventato, era il mio, uno dei professori di queste università. Allora io sono andata lì e ho detto, io voglio fare l'università, ma non avevo una lira. Allora sono andata a chiedere se potevo essere un'alunna e lei ha detto, senta, con molta gentilezza e pietà mi ha detto, guardi, per favore se ne vada, perché lei non ha soldi, non può entrare, non ha riempito i moduli, domani apre l'università, non si capisce perché lei insiste nel volere venire qua, non ha fatto nessun esame, non ha riempito nessun documento, eccetera, non può. Allora io ho detto, io voglio parlare col direttore, io non voglio niente, voglio solo parlare col direttore. Lei dice, senta, lei non può parlare col direttore, deve andarsene. Al che io ho cominciato a urlare, Allora è uscito un uomo che si vedeva che era l'uomo delle pulizie, perché aveva le bretelle, in camicia. Ha detto, chi è, cosa vuole? Dice, ma la porti via questa ragazza, non se ne vuole andare, non mi fa lavorare. Dice, ma lei cosa vuole? Dico, voglio parlare con il direttore. Va bene, venga con me che la porto dal direttore. E questo era William Coldstream. William Coldstream. Dico, ma insomma lei... mi dica, io vorrei chiedere al direttore se posso essere un'alunna. Non ho soldi, non ho niente, ma insomma, però sono un genio. Ah, dice, se lei è un genio, allora può entrare. Ecco, fa vedere cosa ha fatto. E gli ho fatto vedere dei disegni, dove c'erano, mi ricordo, delle rotaie, dei fili elettrici e dei cadaveri. Dice, ma insomma, sì, veramente abbastanza strane queste cose. Va bene, lei da domani mattina, perché apre domani mattina, alle 9:30, si faccia trovare puntuale con tutti gli attrezzi per dipingere. Io dico, sì, io la ringrazio, però lei mi deve far parlare col direttore. Dice, sono io il direttore. Questo di questo. Allora, è finito qui questo episodio. Allora, arrivi a Londra, vieni accolta nell'università in relazione anche alla tua sfrontatezza, sì, ma anche alla tua freschezza, tutto sommato. Sì. E che succede a quel punto? Incominci a frequentare i corsi. Che corsi sono? Sono dei corsi, per esempio, molto belli del professor Witkower, che era famosissimo e molto... tutti gli studenti andavano, ma lui faceva vedere, proiettava delle slide e poi le commentava. Lui era uno storico dell'arte famoso. Io ancora non capivo molto l'inglese, per cui praticamente mi piaceva vedere le cose, però non seguivo molto. Cercavo di capire l'inglese, ma ancora questo inglese non mi entrava nella testa. Però intanto frequentavo i ragazzi, gli studenti,
e avevo visto un giovane bellissimo che dipingeva, e così guardavo il suo quadro, era molto bello questo quadro, guarda, era un mare grigio, della gente in bikini sdraiata sulla spiaggia, e a sinistra un uomo tutto vestito al doppio petto con le scarpe che guardava di spalle. Era veramente strano. Ho detto, ma questo è un capolavoro, perché c'è questa presenza così assurda che guarda questo mondo. Ho cominciato a innamorarmi un po' di questo giovane, anche perché era molto, molto carino. Ma no, dire bello è dir poco. Poi tu l'hai visto, no? Nel film, non si può dire era bello, è speciale. Una specie di angelo caduto per terra, di un'innocenza assurda. L'università a Londra, tutte credo l'università, hanno i club, cosa che noi non conosciamo, i club. I club sono delle riunioni delle persone che giocano a scacchi, club dei scacchisti, club dei nuotatori, club dei tennisti, club dei, non lo so ancora, c'è l'ultimo, che l'ultimo club, proprio l'ultimo, Porticina era club, film club. Ma film club, ma tu ti rendi conto, io quando ho visto film club, ho aperto la porticina e ho visto, brillava come un tesoro, delle pizze, brillavano, la macchina da presa, le luci. Dico, ma qua, ma scusa, tu avresti, le avresti rubate. Per fare un film? Avresti rubate. E io ho chiamato Michael, questo ragazzo innocente, con la sua innocenza, e gli ho detto, vieni, andiamo, portiamo via tutto, che dobbiamo fare un film. E tu devi essere l'attore. Io l'attore? Sì, ma io non so recitare. Ma tu? Io posso imparare forse qualche testo. Ma no, non c'è testo. E che devo fare? Niente, devi solo cercare di scendere da un letto. Ma volevo fare la metamorfosi di Kafka. Ma abbiamo portato insieme a una ragazza molto carina che ha detto che avrebbe recitato anche lei, e l'hai vista come carina, e un ottimo fotografo che era un giovane egiziano, che era un alunno anche lui, che ha detto che era capace di fotografare. E allora io, e qui entra il mistero di Kafka, il mistero, perché non avrei rubato nulla se io non avessi avuto l'amore folle per quel ritratto famosissimo di Kafka che guarda la macchina da presa con quell'espressione di stupefatto orrore. Io al posto di Gesù avevo messo lui e lo guardavo, e io mi identificavo a lui, mi identificavo perché ero sola e dicevo, ma lui ha lo stesso sguardo che ho io verso gli altri, questo stupefatto orrore. Io però avevo capito che Kafka non voleva che si facesse uno scarafaggio, perché lui dice ma non dice, lui dice una cosa per dire l'opposto, lui dice che quello è un mostro perché vuole dire che sono loro i mostri, è ovvio, no? Infatti l'effetto, credo, non so, tu hai visto il film? Certo. L'effetto è quello che lui vuole, no? L'effetto è la condanna del giovane che non riesce a accettare un mondo, il mondo che lo incontra, no? Non riesce e dice continuamente nel monologo in inglese, che però certamente non si è capito dato la pessima edizione, lui dice continuamente, io sarò certamente bravissimo, io mi alzo senz'altro, adesso mi alzo e vengo, sto per venire, guardi, ma non creda, sa, perché anche mio padre e mia madre vorrebbero, hanno bisogno poi dei miei soldi, quindi io, si figuri, io adesso mi alzo e vengo, assolutamente, stia tranquillo, è tutto così, no?
E cioè, in realtà dice l'opposto di quello che fa, non riesce. Va bene, che succede? Questo film si realizza con i macchinari rubati all'università, sì, con la complicità. Bisogna stamparlo, bisogna fare la musica. Ma poi i macchinari li riporti a posto, tanto non ti servono più. Ma i macchinari, non me ne frega niente, ma la pizza no. Certo. Ma adesso c'è, sono i soldi che io devo pagare, perché stampare, fare la colonna sonora, unire la colonna sonora all'immagine, sono varie stampe. E dove lo recuperi i soldi? No, c'era vicino all'università un laboratorio cinematografico che ormai faceva sempre lo sviluppo e stampa delle scene finali dell'università, le lauree. Ecco. Le lauree vengono sempre filmate con tutta la gente, tutti quanti. E quindi tutto questo materiale era lì per firmare le lauree. E io ho detto, mi stampi subito per favore tutte queste pizze e poi mi metta per favore il sonoro, questo c'è la banda sonora della musica e poi c'è la banda sonora del parlato. Ma diciamo una cosa complicata. Deve fare tre bande. Lei che fa? Paga. No, non sono io che devo pagare, è l'università che le manda tutto questo. Sì, ma lei firma? Certo, firma. Mi dica tutto quello che devo firmare. Dico, ecco, questo, firmo questo, qui. Altre firme vuole? Sì, questo. Allora io faccio tutte queste firme. Ma non firmo il mio nome, firmo University College. University College. È l'università che la manda, va bene, non si preoccupi, sarà tutto fatto. sì, ti dice così. Tanto, come ti dico, io non avevo nulla da perdere. Come dice Marx, non avete ribellatevi perché non avete nulla da perdere se non le vostre catene. Questa frase mi martellava, dice, io, ma firma, dico, che non hai nulla da perdere, non hai manco le catene. E così. Adesso tu hai questo film, ecco. E che succede? No, prima che possa succedere qualcosa vengo chiamata. Ah, chi ti chiama? Coldstream, presidente, il direttore Coldstream la vuole. Vado, so già che vuole. Dice, senti, ma che cosa, tutti questi firme l'hai fatte tu? Perché mi hanno detto, e Young Florentine Girl, chi c'è oltre Young Florentine Girl sei tu? Sì, sono io. E allora, qui, a parte che, diciamo, devi andare in prigione perché è una cosa illegale quella che hai fatto, devi andare in prigione perché non paghi, quindi insomma che cosa vogliamo fare, paghi o non pago? Dice, no, io non ho una lira. Bene, tu fai le cose senza una lira e poi vuoi che paghiamo noi per qualcosa che non abbiamo fatto? Dice, io ho detto sì. Puoi sì dire. Ma che hai fatto? Dice, ma cosa ha fatto? Io ho detto, ho fatto un piccolo film su Franz Kafka, La metamorfosi. No, perché? Che mi andava? Mi dispiace, ma qua a Londra si va in prigione per queste cose. E io devo mandarti in prigione. E mi mandi in prigione! Ho detto, e me ne sono andata. Allora lui dopo un po' mi ha fatto richiamare. E mi ha detto, senti, questa somma va trovata e io ti propongo questo. Proiettiamo il film alla scuola, alla Aula Magna. Se i ragazzi applaudono, l'università pagherà. E se no va in prigione, va bene? Dico sì, grazie. Amen. Certo, io amavo quest'uomo. E lui pure, penso che mi amasse un po'. E allora, dico, hanno applaudito? Non so come mai. Hanno tutti applaudito. Allora a questo punto mi sono affacciata sull'emiciclo a guardare e ho visto che lui mi cercava a Coldstream e stava con un bellissimo signore che
me lo presenta, dice: Lorenza, scendi giù, cioè questo signore ti vuole presentare, deve dirti qualcosa. E ho detto: sì, mi dica. Che Dio mi dicesse: lei va in prigione. Perché deve dirti qualcosa, dice: guarda, andrai in prigione per poco, un mese, due mesi. No, lui ha detto, e lui mi ha detto: vuole fare un film senza andare in prigione? Ma ha detto: io sì. E dicevo: ce l'ha un'idea? Mi ha detto: sì. E allora me la porti. E chi è questo signore? E questo signore ha detto, e lui mi ha detto: sono Dennis Forman, sono il direttore del British Film Institute, vuole fare un film senza andare in prigione? Carino, mi sono innamorata subito anche di lui. E qui nasce Together. E qui un secondo, credevo nasce un secondo amore. No. No, e qui nasce il film Together. Sì. E allora, faccio il film Together. Naturalmente chiamo gli stessi personaggi che hanno fatto Together. Lui stesso mi dice di chiamare loro. Ecco. E la scenografia, quel porto che poi non c'è più. Eh sì, l'ho inventato io, sì, l'ho inventato io, scusa. Cioè, eh. Vai a recuperare che cosa? Vai a recuperare questo scenario, che fotografa la Londra d'allora, nella sua intensità, con i bambini che corrono, queste parti di i bambini dei ragazzi della via Pal che hanno occupato la gli zona. Gli spazi vuoti del porto che cominciava ad avere le sue fasi di dismissione. Ma quei rumori del porto. Le navi che passano, le chiatte che portano le masserizie. Insomma, e quelle case vuote. È lì che prende forma il free cinema, cioè all'improvviso tu diventi la creatrice del free cinema. Io credo che veramente ho portato, perché veramente anche loro hanno girato le loro cose per strada, ma io ho fotografato qualcosa che nessuno aveva mai fotografato. Perché si facevano i film negli studios e loro non avevano mai fotografato. Lo sai che sono l'unica che ha fotografato il porto e quelle strade che adesso poi non c'è neanche più, quindi non ci sono più. Sì, e il mio film sta alla Torre di Londra, nell'archivio dei documenti su Londra. Ma non era bello quel mondo? Sì, e allora va bene, nasce il manifesto con Richardson, con no, Anderson, non nasce il manifesto, no. È che loro, che Lindsay Anderson mi viene mandato da Dennis Forman per aiutarmi a fare il sonoro, perché devo andare in uno studio e lì mi pagano lo studio e hanno pagato Daniele Paris per fare la musica che ha fatto in 448 ispirato da Lindsay Anderson. Arriva Anderson, ti aiuta a fare il film. E lo fa vedere ai suoi amici. Ecco. Lo fa vedere ai suoi amici e poi viene da me e dice: i miei amici vogliono conoscerti e vogliono anche domandarti se tu vuoi fare un manifesto con noi e partecipare con noi e mettiamoci tutti insieme e facciamo. E quindi nasce il Free Cinema Movement. Sì. Ma poi, vabbè, ma poi questa cosa. Comunque, diario londinese. Sì, ci incontriamo, scriviamo il manifesto, certo. Facciamo tutti, amicizia. Tutti gli aspetti che e poi, ma la parte secondo me anche più bella è il post manifesto. Due cose, guarda. Una, che questo manifesto rappresenta non solo noi, ma rappresenta una cosa che Lindsay è stato il primo a fare. Un festival internazionale del cinema free, del cinema libero, e arriva e lui dice di invitare, parla con tutti, perché era un critico, lui non era un regista, era un critico cinematografico, per cui aveva contatti con tutte le riviste di cinema e quindi ha mandato un messaggio a tutti i cineasti che avevano fatto qualcosa non per produttori. E quindi arrivano a Londra questi cineasti che hanno veramente influenzato il futuro del cinema. Cioè, quindi non è stata una cosa solo inglese,
è stato il primo vero festival del cinema indipendente, il primo Polanski, il primo Cassavetes, Ombre, il primo Rogozin, Jean Rouch, adesso Brakhage, Kenneth Anger, tutti questi qui che hanno veramente influenzato il cinema. E poi dopo di qui sono cominciate le web indipendenti. Allora, Diario londinese, che pubblica Sellerio, è il racconto di tutto questo. Sì, è il racconto. Comprende tutto quello che più o meno abbiamo percorso in questo racconto e dà maggiore profondità anche alla tua energia forte, vitale. Sì, però è molto divertente. Quello è sicuramente in linea con la tua sensibilità e il tuo carattere. Perché alcuni episodi non li racconto perché sono troppo divertenti. Li lasciamo al lettore, a cui consigliamo di andare a comprare il Diario londinese di Lorenzo Ammazzetti, Sellerio editore, a una cifra abbordabile di 12 euro. Grazie. Beh, vogliamo dire bravo Sellerio che ha capito che era un genio. Grazie Lori. Grazie a te.